sembra solo uno spreco, tutto qui. Voglio che pensi a quel termos come fosse plutonio. Chiaro, è velenoso, pericoloso e pronto a fare molti danni se solo entri in contatto con lui. Beh, stai esagerando, perché è solamente un po' d'acqua. Sì? Sì, beh, in teoria, ma dobbiamo liberarcene prima della prossima luna piena, in caso si trasformi in un altro tentacolo. Vi aggredite due volte. Una buona ragione per saperne di più. Dov'è la tua curiosità scientifica? Basta esperimenti. Getta quell'acqua. Senti, dobbiamo farlo. È così bella. Ti prego, teniamola. No, stiamo facendo la cosa giusta. Dobbiamo proteggervi. Fatto. Bene. Ti va un succo? Certo. Allora, dovrai comportarti bene e stare attenta. Papà, è un pigiama party, non è un rave. Va bene, va bene. Dove stai andando? Chi sei, la polizia? Vado a dormire a casa di Jesse. Per te va bene? Credo che Cleo si preoccupi per te, sai, visto che esci a quest'ora. Abita alla casa accanto. Oh, allora non è così pericoloso. Ma Fred! Beh, è la prima volta che salti una partita di golf del sabato. Ah, e dove lo trovo un altro compagno? Può giocare Lewis. No, affatto. Io non gioco a golf e poi Cleo e io dobbiamo uscire insieme domani. Ma pure ti divertirai. Va bene, ok, Fred. Allora posso contare su un giro con te, Lewis? Un giro cosa? Un giro di golf. Coraggio. Fallo per me, Lewis. Il campo da golf è proprio in fondo alla strada, è semplice. Certo, sì. Ok, perché no? Mi divertirò di sicuro. Sarà molto di più, Lewis. Molto, molto di più. Ah, vedi, questa è la magia del golf, Lewis. La frizzante aria del mattino, i primi raggi del sole. Sì, ma potevo vederli anche dal letto. Molto divertente. Ecco, dammi queste. Non fa niente, signor Sertori, le porto io. No, figurati. Vedi, sul campo di golf siamo tutti uguali. E chiamami pure Don. D'accordo, Don. Ciao, come va? È così presto. Mi serve il vostro aiuto, di tutte e due, per un progetto segreto. Oh, è davvero troppo presto per i progetti segreti, Cleo. È importante, Ricky, devi credermi. Sarà una cosa sconvolgente. Davvero? Davvero. Ehi, mi raccomando, portate un impermeabile. Un impermeabile? Dov'è il tuo impermeabile? Perché dovevo portare l'impermeabile? C'è il sole fuori. Sapevo che l'avresti detto. Ma credo che cambierai idea quando vedrai questo. Notevole. È quello che penso? Acqua della cascata più acqua della piscina naturale. Sei pazza, è quella roba che mi ha aggredita. Sì, ma c'era la luna piena. Oggi è innocua. Infatti faremo qualche esperimento per vedere l'effetto che i nostri poteri hanno su di lei. Controllala. Vado a prendere un contagocce. Vedi, la mazza di legno è più lunga delle altre. Ed è importante? Se vuoi lanciare la pallina lontano, devi lasciare che la potenza passi attraverso il ritmo dell'oscillazione. Beh, non sempre è perfetto. Fa con calma. Nessuno ti mette fretta. Ogni giocatore ha il proprio ritmo. Bene. Fantastico. Andiamo.
Bella, entra. Dovresti vedere... Scusa, non sono bella. Anzi, ero convinto di trovarla qui a casa tua. Perché indossi l'impermeabile? Beh, potrebbe piovere. In casa? Va bene. La cosa è improbabile. Cleo! Cleo, vieni subito! Vado a vedere che cosa vuole Ricky. Tu aspetta qui. Aspetta, eh. Non puoi urlare in questo modo. Will è in fondo alle scale. Si sta chiedendo... Oh! Hector? Cerca di non forzare. Ricorda, non oscillare troppo all'indietro né troppo in avanti. Sì, grazie, donna. Mento in alto. Sì, scusi, ora provo a colpirla. Oh, certo, volevo solo aiutarti. Ricorda, ti misuri solo con te stesso. Sicuro di non aver mai giocato prima? Sì, no, è decisamente la mia prima volta. Bel colpo. Grazie. Vediamo se riesco ad avvicinarmi. Ma non aveva detto che ci misuriamo solo con noi stessi? Vero? Che cosa? Portale tu, Lewis. Certo. Dove era finita? Ah, che peccato. Questo è il golf. Si impara a migliorare sbagliando. Già, beh, sarebbe potuta andare peggio. Eh? Credi che sia divertente, Lewis? No, non molto. Beh, facciamo sul serio adesso. Facciamo una gara. No, non credo. Non credo che. Coraggio, dovremmo... sono già sotto di un colpo. Di che cosa hai paura? Non ho paura. Bene. Cleo, ciao, sono io. Non mi sto divertendo per niente. Resisti, Lewis, ho da fare. È per papà, non per te. No, 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 non puoi andartene, ok? Senti, ora devo lasciarti, ciao. Senti, quella cosa ha una vita propria. Che cosa hai fatto? È stata tua. Sì, ma non volevo questo. Beh, sei tu la persona più adatta a rimediare. Concentrati e spingilo qui dentro. Va bene, posso farcela. Bene, 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 preso! Oh! Ricky! Cleo! Piano! Certo che faccio piano, è Hector! Va tutto bene? Ho sentito gridare. Ragazze, scusate il ritardo. Bella! Bella! Ehi, vuoi andare di sotto a dire a Bella di salire, per favore? Sì, per favore. Svelto? Certo. Ragazze, dove siete? Will, cosa ci fai qui? Il compito. Dovevamo confrontare gli appunti. Oh no, torna qui. Dove vai? Accidenti. Dai, rimaniamo. Gli appunti, dove li ho lasciati? Andiamo, Hector. Siamo? Ci siamo? Non ci siamo. Allora, adesso tienilo fermo. Finalmente. Rilassati. Ai ai ai.
Cleo, dimmi che il tappo è chiuso, vero? Nonna! Hector! Cosa sta succedendo? Coraggio, Don! Ce la può fare! Oh. Non posso crederci. Oh, sì, sì, scusi, Don. Questo è stato il mio colpo migliore, devo dirlo a Cleo. È fantastico. Allora, vogliamo giocare o no? Certo. Perché cerchi i tuoi appunti qui fuori? In effetti non ci sono. E perché tutte con l'impermeabile? Non è stata colpa mia. Beh, nemmeno mia. Sai, qualcuno penserebbe che stiano litigando. Ricky, sbrigati! Nei tubi! Allora, i tubi scendono qui e poi credo che passino di qua. Eh? Certo, ok. Possiamo fare così. Fallo uscire da lì. Come? Con la magia dell'acqua che sai fare tu. Oh, va bene. Va bene. Allora? Lo sento, è proprio lì. Ma è bloccato, non riesco a muoverlo, è incastrato. Beh, prova di nuovo. Lo schiaccerò vivo. È in una S, non posso muoverlo in un tubo a forma di S. Sei sicura? Ne sono più che sicura. Va bene, allora pensiamo. Magari possiamo farlo scendere ancora di più. Ah, ma... Oppure possiamo lasciarlo lì. Oh. Fantastico! Ops. Neanche stessi cercando di prendere me. Oh, aspetta, si sta muovendo. Perfetto, tanto io sto bene. Non è importante, è solo un gioco. Lancia quella pallina. Schiena dritta, mento in alto. Che sfortuna, Don. Non c'è bisogno che me lo dica tu. E non chiamarmi Don. Sta scivolando via. Se la caverà. È nel tubo di scarico, Ricky. Lui è abituato all'acqua pulita. Senti, la bolla d'acqua lo proteggerà. Sta andando nel giardino sul retro. Cleo, niente panico. Lo salveremo. Non riesco a sentirlo più. È un giardino davvero incantevole. È un giardino. Ciao, Lewis. No, Cleo ha da fare al momento, ma le dirò che hai chiamato. Ciao, Lewis. Ho perso il mio pesce. Possiamo solo sperare che Hector sia andato in un posto migliore. Vuoi che dica qualche parola? Di Bella. Che c'è? Oh! Oh! Will! Ah! Proprio la persona che stavo cercando. Mi serve una mano. Per fare il rubinetto della cucina si è incastrato. Quello è il tuo pesce? Sì, è proprio lui. Bene.
Il vento lo spinge via. Riportalo qui. Wow, tu sei davvero bravo. Questo rubinetto funziona benissimo. Sì, grazie a te. Ci hai proprio salvato la vita. Non so come ringraziarti. Vuoi che vada via? Sì. Ma io devo parlare con Bella. Più tardi, va bene? Ricky, abbiamo bisogno di te. È il nostro compito. Possiamo rimandare? Ma che sta succedendo? Le cose si sono complicate un po' qui. Cleo ha problemi idraulici. Cosa? Ci vediamo dopo. Ciao! Ciao. Dai, devi essere qui da qualche parte. Forza! Non è poi così difficile vedere una pallina fluorescente. Trova la pallina, fai il colpo. 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 Sì! Sì! Forza, 40 anni di golf e stai facendo la figura dello scemo davanti a un ragazzino! Calmati e concentrati. Respira. Hai esperienza? Deve essere qui da qualche parte. Basta solo trovarla. Trattienilo, Cleo! Se finisce nel canale l'avrò perso per sempre. Non riesco a trovare la mia pallina, Lewis. Io devo farle vedere una cosa. Una palla persa significa due colpi di penalità. E niente. La partita è finita, signor Sertori. Sa una cosa? Ha ragione. Il golf è un gioco splendido. No, non devi ricordarmelo. So accettare la sconfitta. Andiamo? Ma cosa c'è di così importante? Questo. È la sua pallina. Ha fatto buco in un colpo. Complimenti! La mia? Sei sicuro? Sì! Deve essere rimbalzata su uno degli alberi. Ha vinto la partita. Buco in un colpo? Non ho mai fatto buco in un colpo in vita mia. Beh, ora sì. Congratulazioni. Wow! Lo terrò come trofeo! Buco in un colpo! Buco in un colpo! Bella partita! Bella partita! Hai giocato molto bene. Sono contento di aver giocato con lei. Buco in un colpo! In un colpo! In un colpo solo! Bene, stai andando bene. Un po' più vicino. No! Aspetta. Guarda te stessa. Che cos'è? Questo? È un pesce. Il mio pesce. Gli piace fare un giro ogni tanto. In gelatina. No, è solo acqua. Non ho mai visto niente di simile. Ma cos'è quella roba? Sembra che sia stata tu a fare qualcosa, ma non è possibile, è vero? Allora, vuoi controllare il compito? Che mi dici di te e l'acqua? Come? Sta succedendo qualcosa, Bella. Davvero? Cos'è successo a casa di Cleo? Non capisco cosa vuoi dire. Perché non ti credo? Sai, mi sono ricordata di aver lasciato i miei appunti a casa e... Tu hai fatto qualcosa prima. A me puoi dirlo. E come ti ho detto, la sorella di Cleo ha buttato il suo pesce nel canale. Lo abbiamo trovato, più semplice di così. Già, ci vediamo domani. Ricordo quando battei per la prima volta mio padre a golf. Era fiero di me. E mi disse, non permettere a nessuno di dirti che non sai fare una cosa. Signor Sertori, ho perso. Sì,
Oggi? Ma un giorno vincerai, beverai. Ho sempre detto a Cleo questa frase: se vuoi fare una cosa, non permettere che nessuno ti fermi. Quindi, ci vediamo alle 6 di mattina domenica prossima. Per fare cosa? Per la rivincita. Devo darti la possibilità di pareggiare, anche se ci vorrà tutto l'anno. Ciao, papà. Com'è andato il golf? Buca in un colpo! Devo dirti una cosa subito. Ecco fatto, Hector. Casa dolce casa. Fammi capire una cosa, quindi. Hai deciso di fare esperimenti con dell'acqua magica che mi avevi tenuta nascosta. E lo hai fatto soltanto perché te l'avevo negato, dico bene? Più o meno. Mi dispiace. Non devi scusarti. Non dovrei soffocarti, insomma, le cose potrebbero andare male. Molto male. Allora, che cosa avete scoperto? Che Ricky non può usare i suoi poteri sull'acqua in un luogo chiuso. Ehi, non dare la colpa soltanto a me. Beh, almeno è un inizio. Senti, ti giuro che riporterò a Mako tutta l'acqua che è rimasta. Ok, e io dimenticherò tutta questa faccenda se mi prometti una cosa. Che cosa? Che non mi costringerai mai più a giocare a golf con tuo padre. Affare fatto. Sul serio? Sì.